Benvenuti in questo terzo video su Flexbox. Facciamo un breve riepilogo di quello che abbiamo visto finora. Abbiamo detto che per quanto riguarda la tecnologia Flexbox abbiamo due soggetti principali in gioco. Abbiamo un elemento contenitore e abbiamo degli elementi figli. Per far lavorare l'elemento contenitore con la tecnologia Flexbox andiamo a indicare la proprietà display con valore flex. In questo modo gli elementi figli dell'elemento contenitore diventeranno in automatico flex item, ovvero lavoreranno secondo i principi di Flexbox, quindi perderanno in automatico quella rigidità di base e diventeranno appunto elementi flessibili. Essere un elemento flessibile vuol dire essere facilmente posizionabile all'interno del contenitore. La prima indicazione per quanto riguarda il contenitore che andiamo a dare è la direzione della disposizione che vogliamo dare ai figli, e lo facciamo con la proprietà flex direction. Abbiamo quattro possibili valori: row, row reverse, column e column reverse. Con row disponiamo gli elementi orizzontalmente da sinistra a destra, con row reverse disponiamo gli elementi figli orizzontalmente da destra verso sinistra, con column disponiamo gli elementi verticalmente dall'alto in basso e con column reverse disponiamo gli elementi verticalmente dal basso verso l'alto. Abbiamo poi detto che esistono due assi, l'asse principale e l'asse trasversale. Per quanto riguarda l'asse principale, è relativo alla direzione che abbiamo dato con flex direction. Quindi se abbiamo dato come flex direction row oppure row reverse, l'asse principale sarà la direzione orizzontale, mentre l'asse trasversale è appunto l'asse che taglia in modo trasversale e perpendicolare l'asse principale, quindi in questo caso abbiamo che l'asse trasversale è in una direzione verticale. Mentre se abbiamo flex direction column, abbiamo che l'asse principale è in una direzione verticale, mentre l'asse trasversale è in una direzione orizzontale. E abbiamo detto che con Justify Content lavoriamo sull'asse principale, quindi disponiamo gli elementi sull'asse principale, mentre con Align Item lavoriamo sull'asse trasversale, in questo caso quindi lavoriamo verticalmente, dato che abbiamo Flex Direction Row. Per quanto riguarda Justify Content, ad esempio facciamo Space Around e vediamo che distanziamo gli elementi in modo orizzontale, quindi lavoriamo in orizzontale, mentre con Align Item in questo caso lavoriamo verticalmente. E facciamo ad esempio Align Item Center e vediamo che abbiamo centrato gli elementi figli verticalmente all'interno del contenitore. Perfetto, però finora abbiamo dato proprietà soltanto all'elemento contenitore. Quando diamo una proprietà all'elemento contenitore agiamo, per così dire, globalmente, ovvero la proprietà verrà applicata a tutti gli elementi figli indistintamente. Possiamo però anche operare su un elemento figlio specifico e in questo caso ovviamente dobbiamo selezionare l'elemento figlio su cui vogliamo lavorare e poi dare una proprietà, una o più proprietà specifiche per quell'elemento figlio. Ad esempio vogliamo in questo caso che blocco 3 non sia posizionato centralmente dal punto di vista verticale ma sia in basso, quindi sia in questo punto. Selezioniamo blocco 3, quindi facciamo div contenitore. Div, utilizziamo nthchild e facciamo 3, facciamo background color red, vediamo se abbiamo selezionato correttamente quello che ci interessava ed è così. Per dare una disposizione in questo caso verticale, ma non è corretto dire in generale operiamo in modo verticale con questa proprietà, comunque utilizziamo la proprietà align self. Vogliamo che il blocco sia in basso, quindi facciamo semplicemente flex end. Vogliamo invece posizionarlo in alto, facciamo ovviamente flex start. È tutto molto intuitivo e semplice. In realtà però, se con align item lavoriamo sull'asse trasversale, anche con align self lavoriamo sull'asse trasversale. Infatti se andiamo a modificare flex direction e facciamo column, salviamo, vediamo che abbiamo una disposizione diversa. Innanzitutto con justify content space around lavoriamo in questo caso sull'asse principale che è in direzione verticale, quindi distanziamo verticalmente gli elementi, mentre con align item lavoriamo sull'asse trasversale che in questo caso è orizzontale. E infatti gli elementi sono centrati orizzontalmente.
Per quanto riguarda Align Self, anche in questo caso lavoriamo sull'asse trasversale, che in questo caso è orizzontale. Quindi facendo Flex Start e lavorando sull'asse orizzontale, abbiamo che questo blocco si sposta orizzontalmente a sinistra, mentre se facciamo Flex End, lavorando sempre sull'asse trasversale, che in questo caso è orizzontale, posizioniamo il blocco sulla destra. Se invece facciamo Center, ovviamente centriamo il blocco, ma non c'è bisogno di farlo perché abbiamo indicato all'interno dell'elemento padre Align Item Center. Volendo estremizzare le cose, possiamo anche recuperare il primo e il secondo div e dare una disposizione specifica sull'asse trasversale. Quindi facciamo 2 e 1. Ad esempio, vogliamo che questo blocco sia a sinistra, quindi facciamo Align Self, Flex Start. Ci va bene il secondo blocco centrato, mentre vogliamo il terzo blocco a destra. Quindi facciamo semplicemente, per quanto riguarda il terzo blocco, quindi il terzo figlio, Align Self, Flex End. Perfetto, ma ridiamo Flex Direction Row. Vediamo che cosa succede. In questo caso non vediamo modifiche perché, per quanto riguarda Align Self, lavoriamo sull'asse trasversale, che in questo caso è l'asse verticale. Quindi se vogliamo invertire le cose, quindi lavorando sull'asse verticale e vogliamo che blocco 1 sia qui in basso e blocco 3 sia in alto, facciamo semplicemente, per quanto riguarda blocco 1, Flex End, e per quanto riguarda blocco 3 facciamo Flex Start. Mi raccomando però, fate delle prove in autonomia, fatemi sapere come va e ci vediamo nel prossimo video.